Una vittoria che vale doppio. Capuzzo e compagni hanno conquistato un sudato ma meritatissimo successo contro il tenace Sassuolo, che potrebbe avere più di una conseguenza sul futuro della società biancoceleste. I due punti non sono infatti solo utilissimi per una classifica che è tornata a farsi interessante, ma anche nella prospettiva prossima stagione, visto che servono a puntellare la panchina che qualcuno in società vorrebbe traballante di Francesco Guidolin. E a questo proposito ci permettiamo di spezzare una lancia per il giovane mister biancoceleste, che ha condotto un campionato che deve in ogni caso essere considerato positivo e che merita la riconferma per tentare nel 90-91 il salto in C1. Ma torniamo all'incontro, un incontro che era diventato subito in discesa per Capuzzo e compagni, in gol dopo appena due minuti grazie ad un bel colpo di testa di Strucker ben servito da Mantovani. Sembrava l'inizio di una passeggiata ed invece i biancocelesti lasciavano l'iniziativa agli ospiti, che riuscivano più volte ad impensierire Raveani. Il numero uno trevigiano si esibiva in alcuni interventi di ottima fattura. Per batterlo doveva arrivare un calcio di rigore, concesso dall'arbitro Montesano per un fallo di Pillon su Schenardi. Siamo nei minuti di recupero del primo tempo quando D'Agostino riporta le due squadre in parità. Nella ripresa viene a galla la rabbia e la voglia di vincere del Treviso, che prende decisamente in mano il comando delle operazioni. Al 72esimo giunge così il meritato gol della vittoria. A firmarlo è il bomber Capuzzo, che raccoglie una respinta del portiere Bertolini su un bel colpo di testa di Seno. Per il capitano biancoceleste è il decimo sigillo di questo campionato. C'è ancora il tempo per assistere all'espulsione di un grintosissimo Guidolin, che protesta per un'azione dubbia in area ospite compiuta ai danni di Calamai, e ad alcune occasioni fallite in contropiede dai trevigiani. Per il Sassuolo da notare una pericolosissima conclusione di D'Agostino che bacia la traversa. In classifica il Treviso raggiunge così a quota 32 su Zara, che ha costretto al pareggio a reti inviolate la capolista varese. Sempre a 32 anche il Valdagno, che ha superato un Palazzolo Telgate sempre più in difficoltà. I Lombardi per alcuni mesi in testa alla graduatoria sono fermi ora a 34. Due punti più sopra si contendono la piazza d'onore Centese, fermata però sullo 0-0 casalingo dal fanalino Juve Domo, e Prosesto, costretta al mezzo passo falso tra le muramiche dal Legnano. Sempre in testa invece con 37 punti il Varese. Domenica il calendario riserva incontri davvero interessanti, a cominciare dallo scontro diretto tra Varese e Prosesto. La Centese è attesa da una non certo tranquilla trasferta a Ravenna, mentre il Palazzolo incontra il Suzzara. Tutte partite che potrebbero favorire la rincorsa di un Treviso che non avrà però certo vita facile sul campo della Virescite. Merita infine attenzione anche lo scontro tra Legnano e Valdagno.